Passiamo all'undicesimo punto all'ordine del giorno, rinnovo della commissione di cui all'articolo 5 della legge 178 del 70. Lettura della proposta di deliberazione. Presumo che il Consiglio Comunale è chiamato a rinnovare i componenti della commissione di cui all'articolo 5 della legge 178-76 e successive modifiche e integrazione, dovendo considerare decaduta quella precedente perché non più rispondente alla forza politica rappresentativa del Consiglio Comunale in seguito all'elezione amministrativa dell'11 giugno 2017. Fatto presente che il Consiglio Comunale deve provvedere all'elezione di 4 membri della predetta commissione, di cui 2 in rappresentanza della minoranza, e inoltre deve procedere alla nomina di un rappresentante sindacale in seno alla predetta commissione, scelto tra una terna di nominativi designati dall'organizzazione sindacale maggiormente rappresentative. Preso atto che ciascun consigliere potrà votare per un solo candidato e risulteranno eletti coloro che avranno riportato un numero maggiore di voti, e cioè allo scopo di tutelare il diritto della minoranza e ad essere rappresentato in seno alla predetta commissione. Abbiamo detto voto segreto, a scrutinio segreto, con votazione quindi separata. Prima procediamo a fare votare i consiglieri di maggioranza e subito dopo quelli di opposizione. Allora, 8 schede votate. Saladino Antonina, 8871 Palermo. Saladino Antonina, nata a Palermo, 8871. Saladino Antonina, Palermo, 8871. Saladino Antonina, 8871. Pirello Calogero, nata Sciacca, il 7-7-1974. Calogero Pirello, 7-7-74, Sciacca. Pirello Calogero, 7-7-74, Sciacca. Pirello Calogero, 7-7-74, Sciacca. Quindi risultano eletti i due componenti, Saladino e Pirello. Va bene. Passiamo adesso alla votazione del gruppo di minoranza. Prego, segretario. Allora, diciamo di Ferraro Salvatore, 5-6-1972 a Castelvetrano. Ferraro Filippo, nato il 16-5-54 a Santa Margherita di Belice. Salvatore Ferraro, 5-6-1972 a Castelvetrano. E Risapi Castrense, nato il 14-3-39 a Caltabellotto. Passata alla segretaria.